Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Grazie mille ai nuovi iscritti, benvenuti sul mio canale. Io sono Emanuela e oggi volevo dedicare questo video alla friggitrice d'aria perché in molti di voi, non so dove l'avete intravista, in quale dei miei video l'avete intravista la mia friggitrice d'aria perché mi sono scervellata, ma penso proprio di non averla mai inquadrata anche perché è messa in un punto non molto carino della cucina. Ce l'ho sopra il microonde, ma l'avete vista e quindi mi avete chiesto ma come funziona, se mi trovavo bene. Volevo rispondere alle vostre domande facendo appunto un video dedicato alla friggitrice d'aria. Allora, friggitrice ad aria, questo piccolo elettrodomestico che sta spopolando nelle cucine di moltissime famiglie da 2 anni a questa parte per il suo metodo innovativo di cottura. Ma siccome appunto c'è ancora qualcuno che è indeciso, che è scettico, come lo ero io prima che mio marito mi portasse la friggitrice d'aria perché non sono andata a comprarla io assolutamente, io non la volevo, ero scettica, appunto vi andrò ad illustrare per chi è scettico, per chi è indeciso se è un ottimo acquisto o no, vi andrò ad illustrare come funziona e i suoi vantaggi. Allora vi racconto, parto da questo, dal fatto che io non la volevo questa friggitrice d'aria. Mio marito è in un campo lavorativo dove ha a che fare con tutti questi aggeggi. Vedeva che si vendeva molto, c'era molta vendita di questa friggitrice d'aria. E mi fa questa proposta, dice: voglio comprare la friggitrice d'aria. Io ho detto: no, innanzitutto dove me la metto? Cioè, io per me già era una cosa inutile che non sapevo dove mettere, dovevo trovargli pure il posto. E poi, comunque, come cuoce questa friggitrice d'aria? Come fa a friggere senza olio, senza burro? Cioè, poi soprattutto, cioè, la mia domanda era: come vengono fuori questi cibi? Il sapore com'è di questi cibi cotti nella friggitrice d'aria? Bando alle ciance, mio marito una sera ritorna con questo pacco gigante di questa friggitrice d'aria. Da allora per me è stata la svolta, ragazze. È meravigliosa, io la uso quasi ogni sera, per non dire che la uso ogni sera, infatti è molto sfruttata. Adesso andrò a farvela vedere. Ed eccola qua, vado ad accenderla e touch. Questo è il display della mia friggitrice d'aria, è preimpostato dall'ultima volta che ho cucinato, che è praticamente 2 sere fa, perché vi ripeto, la uso quasi ogni giorno. E il risultato appunto è che mangio del cibo cucinato in modo più leggero, più salutare, posso cucinare praticamente di tutto, ragazze, dalle verdure alla carne, anche ai dolci. Questi sono i programmi che lei ha in dotazione: pesce, funghi, qui c'è il dolce, bistecche, carne, pollo, patatine fritte. Ognuno di questi programmi ha comunque il timer, i gradi di cottura già preimpostati, ma possiamo comunque cambiarli. Poi, se vogliamo andare a fare un'altra cosa, facciamo di testa nostra sia con i gradi che con il tempo. Questo è l'interno, si apre così molto facilmente. Questo è il cestello, questo va avanti e si sgancia molto facilmente. E questo è il sotto dove andranno a finire comunque residui di grasso e del cibo, che comunque sempre qualcosina scola qui all'interno del contenitore. Essendo anche così facile da smontare, è anche facilissima da pulire, ovviamente. Quindi un altro vantaggio per la friggitrice d'aria. Allora, è come un piccolo fornetto ventilato. Praticamente, che cosa va a fare? La friggitrice d'aria sfrutta la velocità e il calore dell'aria per andare a simulare il comportamento dell'olio nella frittura classica. Cioè, questo è quello che va a fare. Mi direte voi, ma che me ne faccio se è come un fornetto ventilato? No, andiamo a dimezzare i tempi con la friggitrice d'aria, perché se per una cosa cotta in forno ventilato ci stiamo mezz'ora, 30 minuti, nella friggitrice d'aria il tempo viene completamente dimezzato, quindi 15 minuti. È velocissima e poi comunque viene fuori una cottura uniforme, il risultato è questo, una cottura uniforme, i cibi sono croccanti fuori e morbidi all'interno, veramente fenomenale, cioè per me è una cosa stupenda, viene tutto buonissimo lì dentro, qualsiasi cosa ci infilate viene fuori buono. E proprio per il fatto che è veloce, andate a risparmiare tempo, ho
Olio, burro e andate pure a farvi i fatti vostri perché lei va da sola, cioè noi andiamo a mettere le cose all'interno della friggitrice ad aria, impostiamo la temperatura e il timer e quando il timer finisce il suo tempo si stacca da sola, quindi possiamo andare a fare benissimo quello che vogliamo, non dobbiamo stare là davanti come nella frittura classica. Ad aspettare che si cuociano le cose, a girarle, a rigirarle, poi comunque l'olio che schizza per tutta la cucina, la puzza, quindi andiamo a evitare con la friggitrice ad aria innanzitutto i cattivi odori, che l'olio ce lo ritroviamo spiaccicato per tutta la cucina. Ci sono veramente tanti tanti vantaggi. E io questo video avrei tanto voluto girarvelo di sera, quando per cena sarei andata a cucinare qualcosa nella friggitrice ad aria, ma siccome purtroppo però abbiamo avuto dei problemi con la bassa tensione, arriva dalle 7 in poi, arrivate alle 7 di sera, non si sa perché c'è questo problema di bassa tensione in tutta la zona e quindi sono stata proprio impossibilitata a girarvi il video. Sono riuscita una di queste sere perché da un po' che dovevo girare questo video, appunto perché me l'avevate chiesto, sono riuscita una di queste sere in pigiamino a girare qualche immagine mentre facevo la frittata, che è un'altra cosa meravigliosa e buonissima che viene fuori fatta nella friggitrice ad aria. Stupenda! Ed eccomi che faccio l'impasto, poi praticamente ritaglio la carta forno della stessa forma della friggitrice ad aria, io mi trovo bene così, faccio un cerchio e avverso l'impasto per evitare appunto che essendo forata l'impasto vada a cadere tutto nel sottocontenitore della friggitrice. Ed eccola qua, qui l'avevo girata la prima volta perché comunque vado a girarla la frittata e la faccio cuocere per 20 minuti a 200 gradi. Per lato e voilà, questo è il risultato: croccante fuori, morbida dentro, formaggio filante, buonissima. Insomma, come avrete potuto capire, per me è un ottimo acquisto da fare per chi ancora non ce l'ha. Sono molti, moltissimi quelli che già ce l'hanno, perché proprio c'è stato questo boom nell'ultimo anno e mezzo, 2 anni, e quindi sanno di cosa sto parlando. Quindi per me il mio consiglio è di acquistare la friggitrice ad aria. Veramente, veramente potete fare di tutto, appunto, dalle verdure alla carne ai dolci. Nel caso dei dolci, appunto, funziona come un fornetto ventilato e viene buonissimo il dolce perché comunque ho provato, so di cosa sto parlando. E per quelli che dicono, ma proprio senza olio, senza olio, si può dare una spennellata di olio, agli alimenti che andiamo a mettere nella friggitrice ad aria, giusto per farli venire un attimino più dorati, avere comunque il sapore che ci dia la percezione della frittura classica. Ma anche senza olio, ragazzi, è fenomenale. E soprattutto andiamo a mangiare cibo leggero, salutare. Non è fritto, non è inzuppato di olio, non andiamo a sporcare tutta la cucina, per noi donne questa è un aiuto, proprio una mano enorme, e non andiamo a fare puzza, cattivi odori che poi ci ritroviamo per tutta la casa e sono anche difficili da eliminare. Per questo video è tutto, ragazze, spero vi sia stato utile, spero di essere stata chiara. Mi raccomando, fatevi sentire nei commenti, fatemi sapere che cosa ne pensate, se avete già la friggitrice ad aria, se non ce l'avete e pensate di acquistarla, se per voi è proprio un no categorico perché proprio non siete aperti a nuove idee, non volete provarla, preferite la frittura classica, fatemi sapere nei commenti. Se il video vi è piaciuto, lasciatemi un like per il supporto e non dimenticate di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdere i prossimi video. Seguitemi anche su Instagram e sulla mia pagina Facebook. Io vi saluto, un grosso bacio, ciao!